Benvenuti all'appuntamento con la nostra pagina sportiva. Iniziamo subito con l'Arezzo perché è previsto il turno infrasettimanale domani del campionato di Serie C. La giornata ha vissuto peraltro oggi un anticipo. Nel pomeriggio a Fermo sono scese in campo Fermana e Triestina. La gara è finita 2-2. Tutte le altre partite sono in programma domani. Vediamo il quadro completo delle gare. Alma Juventus Fano Arezzo. Padova, Feralpi, Salò, Cesena, Matelica, Gubbio, Perugia, Imolese, Legnago, Salus, San Benedettese, Ravenna che è stata rinviata, su Tirul, Modena, Carpi, Vispesaro e Mantova, Virtus, Verona. E torniamo a parlare dell'Arezzo. È sicuramente una partita da non sbagliare. L'Arezzo prova a dare un seguito alla vittoria con la Fermana. Il tecnico intende confermare la formazione vittoriosa nell'ultimo turno di campionato. Mister, ha sbagliato considerare un anticipo di play-out la partita di domani? È la prima volta che affrontiamo una squadra che è lì in basso insieme a noi e quindi è ancora più importante affrontarla con l'atteggiamento giusto, con la voglia giusta. Veniamo da una vittoria che ci ha dato morale, che ci ha dato punti in classifica, che ci ha visto avvicinarsi alle squadre che ci stanno davanti, ma ancora ne dobbiamo fare di punti, insomma, per centrare l'obiettivo. Quindi una gara difficile, difficile per loro, difficile per noi, è una gara dove loro cercheranno di rimediare alla sconfitta pesante subita domenica scorsa e noi dovremo cercare di dare continuità alla bella vittoria con la Fermana. Insomma, sarà una partita, secondo me, aperta a tutti e tre i risultati, dove loro vorranno cercare di distanziarsi ancora di più da noi e cercare di recuperare la Vispesaro e superare l'Imolese. Quindi una partita, secondo me, aperta a tutti e tre i risultati. Altobelli indisponibile, è un turno infrasettimanale, le chiedo se alternerà i portieri e cambierà qualcosa a livello tattico. No, faremo pochi cambi. Abbiamo recuperato chi non partirà dall'inizio rispetto a domenica scorsa perché c'è l'infortunio di Altobelli, e per far riposare alcuni giocatori che non si sono allenati con continuità per via, insomma, degli affaticamenti di queste partite ravvicinate. È una gara importantissima, ripeto, dove dovremo cercare di fare più punti possibili. Ma a volte essere intelligenti e capire che se non riesci a fare più punti possibili può essere anche un pareggio, può essere una cosa più giusta che andare a perdere la partita, insomma. Quindi capire i momenti, una squadra sta bene, stiamo migliorando secondo me sotto tanti aspetti, quindi anche fa parte anche di quel processo, insomma, di maturazione, che è quello di capire i momenti della partita, insomma. E domani mercoledì Arezzo in trasferta nella vicina Fano. Dopo la sconfitta di Legnago, la classifica per i marchigiani è decisamente meno tranquilla. I numeri del Fano sono tutti da interpretare. I marchigiani Granata hanno 27 punti in classifica, frutto delle 4 vittorie e dei 15 pareggi. Per 11 volte il Fano ha subito gli avversari. 26 gol fatti, 37 quelli subiti. Barbuti è il giocatore più pericoloso. Per lui 8 gol in questa stagione, 3 dal dischetto. Anche nella partita di andata l'attaccante portò in vantaggio il Fano e la partita regalò un grande spavento agli Amaranto, che pagarono anche alcune scelte sbagliate di Camplone, visto che preferì partire senza Di Palo, Antonio e Cutolo. Una volta entrati, i due riuscirono a invertire la rotta e rimediare un pareggio che oggi vale come oro colato. Non sarà una partita facile anche per l'umiliante sconfitta che il Fano ha rimediato a Legnago contro una diretta concorrente. Il modulo scelto da destro è un classico 3-5-2. Il Fano gioca alla stessa maniera in casa e fuori, gioca sull'errore dell'avversario. Anche in questo caso saranno i particolari a fare la differenza. E non mancano le sorprese. Dopo l'11ª di ritorno in Serie C, la squadra del giorno è la matricola Matelica, che ha battuto la capolista Padova. In coda alla lotta si infiamma Davide contro Golia. E la vetrina è tutta per il Matelica, che umilia il Padova e riapre l'interesse per la vittoria finale nel girone B della Serie C. Il 4-1 dei biancorossi marchigiani alla capolista ha messo il Padova con il nervo scoperto. Grande protagonista Moretti, che apre le danze battendo Vannucchi in uscita. Il raddoppio arriva poco dopo sul calcio di rigore trasformato da Leonetti. Nella ripresa Biasci riapre il match, ma Moretti sale in cattedra firmando una bella doppietta che esalta le sue donne.
doti realizzative, non male per un ragazzo che arriva dalle serie inferiori. Di rimando il Südtirol infila 4 gol al Limolese alle prese con i suoi problemi. Partita senza storia, alla mezz'ora apre Voltan, prima del riposo il raddoppio di Morelli. Casiraghi nella ripresa su calcio di rigore mette in ghiaccio il risultato. La festa è completata da Rover allo scadere. Perugia Sornione si riavvicina alla vetta, ha battuto il Carpi con un gol per tempo, apre Murano, mentre nella ripresa i giochi sono chiusi da Minesso. Il Modena non va oltre il pareggio con il Mantova, Tulissi regala il vantaggio ai padroni di casa, ma il solito Guccione agguanta il pareggio e la leadership dei Bomber. Nelle partite di sabato il Gubbio prenota la salvezza con il successo di Verona grazie a questo gol di Pellegrini. Trestina in totale confusione, Raffaelpi passa subito con Scarsella, il pareggio degli alabardati nel finale con il solito Litteri. Un calcio di rigore di Paolo Antonio consente all'Arezzo di battere la Fermana e di agguantare il Ravenna. Da Legnago brutti segnali, la squadra veneta si è ridestata umiliando il Fano. Casuale il cambio dell'allenatore? E l'Arezzo Calcio Femminile batte la capolista Bologna e si rilancia in classifica. La vetta del campionato adesso è più vicina. L'Arezzo ottiene un importante successo contro la capolista Bologna, fino a ieri imbattuta. L'Arezzo passa in vantaggio al 27esimo con una conclusione da lunga distanza di Razzolini che sorprende Bassi. Bologna mai pericoloso nella prima frazione di gioco. Nella ripresa le Maranto chiudono bene gli spazi, non concedono grandi occasioni alle rossoblù che non riescono a pareggiare i conti. Con questa vittoria l'Arezzo resta al terzo posto con 25 punti e accorcia le distanze dal primo posto, ora distante 5 punti. Una partita che abbiamo preparato molto bene, l'aspettavamo, era il nostro rilancio, diciamo, per questo campionato, perché vogliamo assolutamente essere protagoniste, insomma, ecco, e credo che il campo ci abbia dato pienamente ragione. Oggi siamo arrivate convinte, imparando la lezione, l'abbiamo portata a casa meritando, direi, contentissima per il gol e niente, avanti così. Ed è tutto per la nostra pagina sportiva, grazie per essere stati con noi, arrivederci.